È quasi tutto pronto per assistere a questo confronto, un confronto senza appello, è la prima delle due semifinali di questa prima giornata. Sono già schierate al centro del campo le due formazioni che daranno vita a questo confronto e sono il Capua e la Lodigiani che giocherà questo incontro in maglia blu, mentre il Capua giocherà con la maglia nera e la numerazione dorata. È tutto pronto per questo match. C'è il pubblico che si sta scaldando perché è una partita assolutamente senza appello. Chi vince sta, chi perde se ne va. La Lodigiani che ha appena perso il secondo confronto è dunque arrivata seconda nel proprio raggruppamento, ma è passata con 3 punti. Il Capo invece a quota 4 ha ottenuto finora una vittoria e un pareggio. E adesso c'è subito questa prima azione da parte della Lodigiani che prova a distendersi in avanti, ma c'è stata questo colpo di testa che ha messo il pallone appunto in fallo laterale, già battuto ancora dalla formazione capitolina che vuole riscattare anche la prestazione negativa nell'ultimo confronto che si è concluso da poco. Vuole naturalmente cercare di giocare uno brutto scherzo alla compagine invece campana, che naturalmente è la grande favorita di questo incontro, se non altro perché è anche la squadra campione uscente, quella che ha vinto lo scorso anno il trofeo nella categoria sia 2000 che 2001, e dunque sicuramente dobbiamo dire che dal punto di vista del pronostico ha sicuramente qualcosa in più. E adesso dunque c'è questa rimessa laterale già battuta, mentre è calato il buio, si sono accesi i riflettori, dunque sarà un po' più complicato riuscire a riconoscere i giocatori in campo con la luce dei riflettori puntata sugli occhi. Naturalmente ci proveremo. Adesso c'è questo lancio in profondità per il numero 51 di Chio, centravanti della Lodigiani, e c'è dunque rimessa laterale a favore sempre della Lodigiani con il numero 45 Maschietti. Serve il pallone a Di Chio, riparte in profondità, attenzione la formazione del Capua, c'è spazio adesso per il numero 17, si tratta di Guida, e poi incredibilmente fallisce questa chance a dir poco pantagruelica. Oh, e c'è dunque una grande chance adesso per la formazione del Capua, mentre il gioco adesso riprende con una rimessa dal fondo. Grave errore questo per il calciatore del Capua con la maglia numero 17, Guida, ha fallito una colossale opportunità per portare in vantaggio la propria squadra, e adesso c'è il rinvio da parte del giocatore della Lodigiani, perfezionato adesso da Varano. Poi si lotta sull'out di destra, ancora un pallone che diventa improponibile per Avolio, che si è battuto generosamente ma non ci è arrivato. Subito ha sprombattuto il Capua, ha provato a colpire la retroguardia della Lodigiani. Adesso c'è il rilancio da parte di Taurino, si lotta sull'out di sinistra. C'è una bella azione adesso in percussione da parte di un calciatore in maglia blu, pallone che perviene a Cerbara, si guarda intorno Cerbara, pesca Di Chio che poi allarga sulla fascia destra per il numero 8 Condrò, e poi in velocità Maschietti che viene chiuso da un provvidenziale intervento di Russo. La Lodigiani sembra essere tutt'altra squadra rispetto al primo confronto, davvero una bella partita rispetto al precedente confronto. Naturalmente la Lodigiani aveva giocato e perso nella precedente sfida, l'aveva vinta invece in mattinata. Cross al centro, attenzione, si accende un confronto proprio all'altezza dell'area piccola, pallone messo fuori, adesso una lotta furibonda proprio sotto le nostre telecamere, e il pallone è stato spedito in fallo laterale da Varano, ha mandato un messaggio alla formazione del Capua.
adesso De Rosa, poi Maschietti, rinvio da parte di Russo e parte come un fulmine a volio che è chiuso però molto bene dal giocatore della Lunigiani, che chiama in causa il portiere Taurino. Non riesce a controllare da quella parte del campo Proietti. E c'è il lancio in profondità con il colpo di testa da parte del numero 17 Guida. E poi un altro cross, se la cava Maschietti con il numero 45, non è finita. Riparte la Lodigiani, almeno prova a farlo. Ancora un confronto serrato e alla fine c'è Grasso che mette tutti d'accordo mettendo il pallone in fallo laterale. Mentre parte adesso spontanea c'è la rimessa laterale adesso a favore della formazione in maglia blu della Lodigiani. Bella partita già all'inizio, ritmi davvero trascendentali. Adesso colpo di testa di Arezzini, poi mette a terra il pallone De Rosa, gira adesso Guida che prova a raggiungere il pallone ma viene chiuso da Varano, ottimo in copertura. E poi Maschietti che con grande grinta, anzi si trattava di Cerbara, chiediamo venia con il numero 35. Lancio intanto in profondità, arriva il portiere del Capua Uccero che spazza via, poi un altro colpo di testa e parte velocissimo Munno che sguscia via, imprendibile come una pallina di mercurio. E poi in chiusura ottimo il lavoro del giocatore della Lodigiani, si tratta del numero, dovrebbe essere il numero 67 Tozzi, ed è così. Scusa, può fumare in maniera, perché qua arriva a me e non riesco a parlare. Cross al centro e poi c'è il tiro da parte del numero 10 De Biase, attenzione, batti e ribatti e poi c'è un salvataggio proprio sulla linea di porta, rischia molto la retroguardia della Lodigiani che se la cava ancora una volta e prova adesso a ripartire con Arezzini. Poi arriva il lancio in profondità, si batte Proietti, vince questo duello, ancora Proietti, scatta veloce Proietti, attenzione Proietti, mette dentro il pallone, non era Proietti perché era il giocatore che stava ricevendo il pallone appunto dal proprio compagno che se n'è andato sulla sinistra. E riparte adesso Munno, contrasto duro, durissimo su Avolio, rimane a terra contuso, molto agonismo, intervento decisissimo di Gardel su di lui. Ancora Capua, prova a rilanciare il pallone in avanti, salta di testa Tozzi e poi ancora un ottimo disimpegno da parte del numero 16 Munno che sta creando qualche grattacapo di troppo alla retroguardia della Lodigiani. Adesso ha guadagnato un prezioso calcio di punizione, fisicamente un giocatore già quasi formato ed è un 2002 davvero incredibile questo giocatore con la maglia numero 16. Adesso Condro che si complica un po' la vita e poi appoggia il pallone, c'è Capraro che lancia a profondità, intendeva servire Di Chio, anticipato ancora Capua, azione che prosegue e diventa adesso, diventava interessante per Guida che si batte ancora generosamente sul pallone. Condro però manda a vuoto due giocatori, riparte la Lodigiani, Arezzini provata a servire d'esterno il pallone, davvero su tutti i palloni c'è una esasperata contesa. Adesso va in copertura efficace Maschietti, poi un po' di affanno, un po' di ansia nella difesa della Lodigiani, gestisce male questo possesso. Rimessa laterale da parte di Grasso, già battuta
e poi va De Biase, cerca spazio De Biase all'indietro, chiede la collaborazione di De Rosa, poi ancora Grasso per De Biase, chiusura della retroguardia della Lodigiani con la maglia numero 35, Cerbara riesce a sventare questa potenziale minaccia. Adesso c'è Grasso sul pallone, lo rimette in gioco, poi il rinvio di Cerbara, ancora Grasso, provato Avolio indirizzare al centro e poi ancora Auletta, Russo spedisce in profondità, colpo di testa da parte di Tozzi, poi Guida va a disturbarlo, si lancia Palermo senza però riuscire a vincere questo contrasto, riparte allora Cerbara con ordine dal pallone a Di Chio, diventa interessante adesso per Proietti, guadagna fallo laterale Proietti e cerca di servire ancora Di Chio che è però chiuso. Lodigiani che adesso staziona stabilmente in avanti, Arezzini all'indietro, non si sviluppa questa trama offensiva ancora per effetto di un intervento difensivo che ha messo il pallone nuovamente in out, guadagna ancora metri la Lodigiani. Zoom un po' quella luce da quella parte, da quella parte zoom leggermente che è un po' illuminato, capito? Nuova rimessa laterale adesso con Arezzini, la Lodigiani a forza di guadagnare rimesse laterali alla fine è riuscito anche a guadagnare calcio d'angolo, anzi no, siamo ancora, sì, si tratta di calcio d'angolo, in effetti abbiamo visto giusto, adesso c'è una potenziale chance su calcio da fermo, calcio d'angolo battuto adesso, attenzione, esce un po' a vuoto il portiere Uccero che ha valutato male la traiettoria e siamo ormai oltre la metà del primo tempo, mancano 7 minuti circa alla conclusione, sempre 0-0 il risultato, le due squadre hanno giocato finora con grande carica agonistica ma di occasioni da gol finora non ce ne sono state, meno occasione di gol da gol Ghiotte, si complica la vita ma alla fine se la cava Munno che poi però sbaglia il passaggio, Capo che sta un po' forse esagerando in personalismi, in azioni individuali che non producono molto effetto, deve probabilmente ancora oliarsi il meccanismo di squadra di Mister Scialla, giocatori che potenzialmente potrebbero davvero far molto bene e Mister Scialla avrà comunque sicuramente un materiale tecnico su cui lavorare, su cui poter plasmare la propria squadra, molto interessante il suo lavoro che comunque si è visto lo scorso anno, è stato eccezionale, giocatori che davvero hanno già quasi la maturità per poter vestire casacche ancora più prestigiose, mentre in lontananza arrivano anche alcuni lampi che sicuramente non ci lasciano tranquillo, speriamo che le condizioni meteo reggano come finora è stato. Match che intanto prosegue, la Lodigiani prova ad affacciarsi in avanti, ottima azione, poi si esaurisce, azione perpetrata da Cerbara e poi Lodigiani che conquista fallo laterale da quest'altra parte del campo con Condrò che ora cede il compito della battuta a Maschietti, Maschietti per Arezzini che crossa un po' la cieca, giocata totalmente sbagliata questa volta di Arezzini, forse ipotizzava che ci fossero compagni da quella parte del campo,
Vai, io! Eccola che arriva! Rinvio. Adesso con un buon lavoro da parte di De Biase viene esteso e qui bisogna estrarre il cartellino giallo, cosa che fa adesso il direttore di gara nei confronti di Cervara, autore di questo fallo. Aveva il cartellino in mano, poi forse ci ha ripensato il direttore di gara. Battuta adesso questo calcio di punizione, salta di testa, non benissimo, numero 26 Varano. Ancora Capua con Palermo. Nuovo fallo laterale a favore del Capua con Grasso. Si chiudono le maglie della Lodigiani e poi parte in contropiede, o almeno prova a farlo, Di Chio, chiuso da Russo, e poi va in pressione anche Arezzini, spazza via in affanno Auletta, e poi Capua che riesce a ripartire con Avolio, chiuso il fallo laterale. Lodigiani che sembra essersi tenuta le energie proprio per questa sfida. Adesso c'è un gioco pericoloso, grosso come una casa, infatti l'arbitro non ha potuto esimersi dal fischiare. Siamo ormai alla fase conclusiva del match di questo primo tempo, scusate, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Adesso c'è il lancio lungo di Russo. Ancora Capua, prova a inventare centrocampista centrale e poi riesce a dare il pallone sulla fascia sinistra a De Biase. Una serie di finte di De Biase, ancora una volta fallo su De Biase, non lo fermano De Biase, un po' tutte le squadre hanno avuto problemi in tal senso e adesso viene ammonito numero 45 Maschietti. Gara che ormai si è accesa su De Biase, spesso si ricorre alle maniere forti perché con le buone è difficile fermarlo, davvero un senso del tempo superiore rispetto alla media dei giocatori in campo, giocatore che riesce a pensare con un attimo di anticipo le proprie giocate, per questo manda fuori tempo un po' tutti. Tre uomini in barriera adesso organizzati dal portiere taurino. Adesso l'arbitro arretra e dispone la giusta distanza, i tre uomini. Parte De Biase, pronto alla rincorsa. Vediamo se tenterà la soluzione diretta in porta. La posizione ci sembra davvero molto ragguardevole. Prova il traversone, salta una vuota un po' in molti e poi arriva il gol da parte del numero 7 Avolio, e intanto c'è la rete da parte di Avolio. Signora, se si muove, no, si deve levare da qua, no, si deve levare da qua, si deve levare, si deve mettere da qua. Il gol non è venuto per questo motivo. E c'è dunque adesso il gol da parte del Capua che ha realizzato il gol del vantaggio. Chiediamo bene intanto per le immagini mosse, ma l'esultanza da parte di alcuni sostenitori del Capua hanno fatto traballare completamente la nostra telecamera. Chiediamo venia per questo fatto che non dipende da noi. E il Capua dunque è passato in vantaggio con questo spunto da parte di Avolio, che ha corretto in rete da pochi passi una punizione di De Biase dove in molti erano andati a vuoto, compreso anche il portiere taurino, in questo caso non irreprensibile da colpe. Adesso arrivano sempre più vicini questi tuoni, speriamo che non scarichino pioggia proprio al crepuscolo della giornata. Ancora Lodigiani,
fonda Lodigiani, scivola tanto Grasso che comunque in qualche modo riesce a mandare il pallone in avanti. Adesso Di Chio e poi Maschietti, non riesce a crossare per l'intervento integro di Russo e poi perfeziona Grasso questo disimpegno, addirittura nega il calcio d'angolo al Capua che adesso sicuramente è molto vispo, molto carico. Mentre finisce il primo tempo, il Capua in vantaggio grazie alla rete realizzata proprio nel finale da Avoglio. Ci risentiamo fra qualche minuto per vivere insieme la seconda frazione di gioco e per vedere se la Lodigiani riuscirà a pareggiare i conti di questo importantissimo match. Ha ripreso il match, il Capua è avanti 1-0, proprio nel finale è arrivata la zampata del numero 7 Avoglio a sbloccare l'incontro e adesso la Lodigiani dovrà dare il tutto per tutto per rientrare in partita. Prova adesso con Capraro, accerchiato da due giocatori del Capua e alla fine guadagna calcio di punizione. Calcio di punizione che viene adesso battuto da lo stesso Capraro che spedisce in profondità, arriva il colpo di testa di Munno, insiste la Lodigiani che adesso naturalmente dovrà cercare di mettere ulteriore pressione al Capua. Adesso il pallone lanciato da Riccardis, una zona del campo che non è presidiata da nessun giocatore del Capua, ma pasticciano un po' il numero 38 Canciani, scusate, il numero 26 Varane, il numero, il portiere appunto Taurino. Adesso c'è ancora Riccardis, rimette il pallone in gioco, tendeva a servire Palermo, pallone messo fuori, ancora Capua. Esce Lodigiani con Di Chio che è appressato da due giocatori. Di Chio non si è praticamente mai visto in questa partita, sempre ben contenuto dai difensori del Capua. Adesso c'è stato l'intervento del direttore di gara, si è fatto male un giocatore, stiamo cercando di capire di chi si tratta, non lo vediamo. Si tratta di Cerbara, giocatore che è rimasto contuso in precedenza. Il gioco è comunque ripreso adesso con Cardel, stato dentro. Adesso c'è Arezzini, fallo su Arezzini, poi Di Chio lotta e Avoglio butta il pallone in avanti. Adesso si gioca molto di sciabola e molto poco di fioretto. Importante andare avanti, portare a casa il risultato. Si bada poco all'estetica, si bada molto alla concretezza, bisogna finalizzare tutti gli sforzi prodotti in questa giornata. Lo sta facendo nel migliore dei modi il Capua, ma la Lodigiani non molla. Adesso rimessa laterale di Gardel per Arezzini, arriva un fischio un po' incomprensibile, pallone che non era affatto uscito dal terreno di gioco, deve uscire tutto il pallone. Dunque riprende la nella formazione del Capua, il pallone lancia in avanti da parte di De Rosa, pallone che rimbalza, diventa interessante per Palermo sull'out di destra per Guida, a spazio Guida, rientra sul sinistro, invece appoggia di destro proprio ad Avoglio che prova a superare l'avversario senza riuscirci. Poi Avoglio commette fallo su Arezzini. Calcio di punizione che verrà battuto adesso da Gardel. Mentre il gioco è fermo, ci sono molti cambi per la Lodigiani, entrano tutti insieme evidentemente. Questo ricambio serve per immettere forze fresche all'allenatore della Lodigiani e per cercare di rimontare il match senza perdere troppo tempo, senza dilazionare appunto le sostituzioni. Scelta tutto sommato che consideriamo intelligente, che ci si toglie il problema una volta per tutte e il gioco dovrebbe scorrere più lineare senza troppe interruzioni. Mentre adesso Grasso ha spedito in avanti il pallone, Canciani
Adesso chiede l'1-2 con il compagno. E poi siamo in una zona proprio sotto i riflettori dove non riusciamo a identificare bene i giocatori in campo. Ci è sembrato Stampede aver provato questa accelerazione. Ancora un invio e l'intervento deciso da parte di Tozzi. Poi il Capua che prova a ripartire, lancia in profondità, viene stoppato, cerca di tenere il pallone in campo, ce la fa, ma con molto affanno Riccardis. Poi c'è stato questo disimpegno da parte del numero 54 della Lodigiani, che non abbiamo in lista. Chi è il 54 della Lodigiani? No, 58 è grande. Si tratta di Rea. Abbiamo chiarito anche questo dubbio. Lancia in profondità adesso per Stampede, viene chiuso da Russo che senza troppi fronzoli, senza troppi chirigori, mette il pallone nel fallo laterale. E ci sarà dunque adesso la Lodigiani che proverà sulla fascia destra creare i presupposti di un'azione pericolosa. Vediamo se riuscirà in questo intento. Gioco ancora fermo, altre sostituzioni. Insomma, adesso l'intenzione di non perdere tempo viene praticamente annullata perché continuano a esserci cambi, il gioco continuamente fermo, risultato che non è favorevole alla Lodigiani, mentre anche il capo adesso procede a cambiare diversi effettivi, una rosa un po' meno ampia rispetto a quella della Lodigiani che può permettersi più turnover. Mister Scialla, adesso c'è Stampede che ha provato ad andarsene sulla fascia destra, ancora fallo laterale per la Lodigiani. Pallone in profondità, cross al centro, pallone che termina nuovamente sul fondo. State seduti, questo va a te, panino. Va a bere. Ancora un lancio in profondità, colpo di testa e poi alleggerimento da parte del numero 38 Canciani. Ancora una fuga da parte di Avolio, pallone che è terminato fuori. Aveva ragione Rea a reclamare con il numero 54. Adesso c'è Gardel, si guarda intorno, ancora Gardel in slalom, secondo giocatore della Capua, commette fallo su di lui, giusto il provvedimento del direttore di gara. È stato Avolio a sgambettare il calciatore con la maglia numero 58. Adesso chiede la distanza giustamente Gardel, che non può battere la punizione con i giocatori del Capua subito davanti al pallone. E dunque adesso bisogna aspettare il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Parte allora il calcio di punizione di Gardel, pallone che spiove pericolosamente e poi mette fuori, o almeno prova a farlo, Russo. Avolio completa il lavoro difensivo, poi Stellato, Capua che adesso prova ad affacciarsi in avanti. Anticipo secco perentorio di Varano e poi addirittura il cartellino giallo. Sembra un po' esagerata questa decisione. Arriva addirittura il rosso, è il primo rosso del torneo di tutta la competizione, incredibile. La Lodigiani rimane in 10, abbiamo visto un cartellino rosso, cartellino rosso estratto ai danni di Varano, se non andiamo errati, si tratta del numero 28. Chi è che sta espulso lì? Non lo so. Il 28, non si sa che il calcio è. Varano. Si tratta proprio di Varano, noi abbiamo in lista con il numero 26, ma evidentemente si tratta comunque del stesso giocatore, è stato cacciato. Provvedimento disciplinare che ci lascia un po' basiti.
siamo curiosi di capire il motivo che ha spinto il direttore di gara. Probabilmente saranno state proteste eccessive. Adesso il Capua può sfruttare la superiorità numerica e ha soprattutto i giocatori per poterlo fare. Uno di questi è proprio De Biase, che infatti se ne va, doppio dribbling e calcio di rigore nettissimo, indica il dischetto. De Biase ancora una volta ha seminato il panico nella retroguardia della Lodigiani, che sta sgretolandosi di fronte agli assalti, alle iniziative di questo giocatore fantastico, De Biase, che ha proceduto a questo slalom ubriacante. E c'è quindi calcio di rigore a favore del Capua, che ha a disposizione praticamente quasi un match point, perché in caso di trasformazione sono due gol di vantaggio eppure un uomo in più. Davvero la Lodigiani deve compiere un miracolo per rimanere dentro alla competizione. Sta per prendere la rincorsa adesso proprio lo stesso De Biase, tira e spara alle stelle, grande chance gettata al vento da De Biase, cacciato con il corpo all'indietro, troppo sicuro. Dopo aver guadagnato il rigore, De Biase ha calciato fuori e a questo punto la Lodigiani rimane in partita. Vediamo se riuscirà a trarre giovamento, soprattutto forza interiore, per cercare di pareggiare i conti. Capua che però ancora affonda con Stellato, ma gioco è fermo. Mancano 9 minuti al termine di questo confronto, c'è ancora un gol di differenza, ma anche un uomo in più per il Capua. Giuseppe, non fa niente Giuseppe! Adesso c'è il calcio di punizione battuto dal difensore della Lodigiani, che può affondare adesso con Avolio. Alleggerisce per De Biase, ha subito la possibilità di rifarsi De Biase, costretto a defilarsi, marcato De Biase, numero di De Biase che se ne va sulla fascia sinistra, pallone fuori. E adesso il calciatore della Lodigiani, il portiere, si tratta di Taurino, che dà adesso al proprio compagno di squadra Garder, gli restituisce il pallone e poi c'è Rea che non riesce ad agganciare, un pallone tutto sommato gestibile, lo rincorre, si mette un po' in difficoltà, poi se la cava molto bene Rea, serve Gardel. Lodigiani che fa fatica a uscire dalla propria retroguardia, che perché l'uomo in meno si sente, lancia in profondità adesso con Stampete che prova la percussione, non riesce a superare i due giocatori del Capua in copertura. Davvero tremendamente difficile per la Lodigiani adesso creare pericoli. Certamente il gol di De Biase, la scusate mancata realizzazione da parte di De Biase, tiene tutto ancora in bilico. Calcio di punizione a favore della del Capua, ci ha battuto, altro calcio di punizione, adesso la partita davvero molto spezzettata, gioco che non scorre fluido, non scorre lineare. Adesso c'è questo lancio in profondità, scatta sul filo del fuorigioco il giocatore del Capua che viene messo a terra. Qui il portiere abbatte letteralmente il calciatore del Capua ed è rosso anche per lui, giusta espulsione. Intervento assolutamente scomposto per il calciatore del Capua che rimane a terra, vediamo se si riesce ad alzare. Si rialza, si tratta, adesso cerchiamo di riconoscere il giocatore del Capua che è rimasto a terra, si tratta proprio del numero 8 Stellato, eravamo abbastanza certi che fosse lui. L'espulsione però in questo caso ci sentiamo di dire sacrosanta, l'intervento assolutamente fuori luogo da parte del portiere della Lodigiani, andava comunque
sanzionato dal punto di vista disciplinare, secondo noi con il massimo della pena, perché l'intervento era scomposto, assolutamente pericoloso nei confronti dell'uomo lanciato a rete che probabilmente sarebbe arrivato fino al capolinea. Due giocatori in meno, dunque la Lodigiani conclude come peggio non avrebbe potuto questo impegno. Due espulsi, situazione che a questo punto sta sfuggendo un po' di mano ai direttori di gara, addirittura adesso sono due gli arbitri in campo, insomma stiamo cercando di capire cosa sta succedendo. Due direttori di gara in campo, c'è una sostituzione da parte dell'arbitro. Abbiamo visto due giacchette rosa, una a calmare un po' la situazione e adesso c'è il giocatore della Lodigiani che va in porta, si tratta di Gardel, probabilmente è lui che va a vestire i panni del portiere Lodigiani che non riesce. A questo punto non riesce davvero, un po' davvero, è difficile davvero che possa rendersi pericolosa, mentre stiamo cercando di capire quello che è successo in campo. Abbiamo visto addirittura due arbitri, insomma, poi il portiere del capo adesso è stato avvicendato, c'è una gran confusione in campo. Insomma, il fatto che ci siano due arbitri in campo non riusciamo davvero a capire la ragione, il motivo, insomma, forse per fare un po' di ordine a quello che sta accadendo. Si riprende comunque con un calcio di punizione a favore del Capua, con Palermo che ha avanzato la posizione del pallone. Adesso c'è una discussione in campo con Di Chio che va a rettificare la posizione di battuta del giocatore del Capua, che insomma con due giocatori in più davvero ha grandi chance di passare il turno. Lodigiani che a questo punto dovrà cercare di limitare i danni, non pensiamo possa avere la chance di riportarsi in parità, sarebbe davvero clamoroso se così fosse, se così accadesse. Comunque nel calcio non si sa mai. Lodigiani che adesso attacca addirittura con tutti i suoi effettivi, con due uomini in meno. Attenzione, Di Chio, il tiro da parte di Di Chio che ci ha provato. Insomma, era circondato da tre giocatori, doveva per forza optare e scegliere per la soluzione diretta in porta. È mancata la precisione, ma aveva tutte le attenuanti del caso. Mancano meno di 5 minuti al termine, mentre è tornato un po' di ordine, è ritornato soprattutto un solo arbitro in campo. E adesso c'è ancora una palla contestata proprio all'altezza delle panchine. Il gioco ancora fermo, insomma ci sarà molto recupero sicuramente per tutte queste interruzioni, le due espulsioni e poi tanti cambi, che giocatori che sono rimasti infortunati. Gara che comunque è ancora molto lunga. Il risultato che vede il Capua avanti 1-0, Capua che però dobbiamo dire è andato molto affiammato, molto affolato, non ha pienamente convinto la compagine campana, si è affidata molto più al talento dei singoli che alla soluzione corale. Adesso c'è questa chance per la Lodigiani che incredibilmente attacca ancora con Rea, e sradica il pallone a prova avversario. Rea all'indietro per Mastrodonato, ancora Mastrodonato che prova a insistere, guadagna calcio d'angolo, incredibile, la Lodigiani ha un cuore grande così, sta insistendo in due giocatori in meno contro uno squadrone come il Capua, non si dà per vinto, davvero generosi i ragazzi in maglia blu che addirittura adesso hanno la possibilità di rendersi pericolosi sul calcio d'angolo. Poi di testa ancora Canciani, lancio lungo, il Capua che si sta difendendo con molto affanno, sta sfruttando malissimo la superiorità numerica. Ancora un intervento difensivo che favorisce Rea, batti ribatti, adesso c'è una grande aggressività da parte dei giocatori della Lodigiani, prova a spingersi in avanti, Trombetta e ancora Rea,
clamoroso finale da parte della Lodigiani, davvero ci sta sorprendendo. Questi ragazzi stanno profondendo sul terreno di gioco tutte le residue energie, e adesso c'è calcio di punizione e c'è un fallo che dovrebbe essere sanzionato almeno con il cartellino giallo. Vediamo se il direttore di gara prenderà provvedimenti, ed è così. Adesso la gara si è accesa, è diventata molto animosa, e c'è Migliozzi che è stato dunque ammonito per questa spinta. Gara che diventa molto spigolosa adesso, posta in palio molto alta, direttore di gara che sta facendo molta fatica a tenere in pugno la partita, che è diventata davvero incandescente. E c'è Orlando, pronto il calcio di punizione, già battuto. E c'è Mastro Donato, attenzione Mastro Donato, il pallone in profondità per Di Chio, c'è forse fuori gioco, ma si prosegue e arriva il gol del pareggio. Incredibile pareggio da parte della Lodigiani, in due in meno, un'impresa da parte della squadra capitolina, che è andata al gol con il calciatore, dovrebbe essere il numero 37, Stampete. Ti diamo conferma, dovrebbe essere stato proprio Stampete. C'erano forse gli estremi per un fuorigioco, ma il direttore di gara non l'ha concesso. Fatto sta che la Lodigiani ha pareggiato il conto, l'avevamo data per spacciata. Pareggio dunque da parte della formazione capitolina, e dobbiamo fare anche noi mea culpa, perché mai potevamo immaginare che la Lodigiani potesse rientrare in gara con due uomini in meno. Adesso sta creando i presupposti anche per cercare di vincere la partita. Il Capua si è completamente imbambolato, assolutamente, e siamo un minuto oltre il tempo di recupero, ci sarà da recuperare parecchio. Pazzesco finale, 1-1, dovrebbe aver pareggiato Stampete. Ancora attenzione, Rea sulla fascia sinistra, circondato Rea, cerca di farsi luce. Lodigiani scatenata in questo finale, davvero sembra avere molta più energia in corpo, in due in meno, si prosegue. Adesso il direttore di gara non fischia neanche così, va sul pallone in anticipo il giocatore del Capua, De Biase, velocissimo, se ne va De Biase, si accentra De Biase, e poi c'è il tentativo da parte del numero 8 stellato. Partita meravigliosa, si è aperta come una scatoletta di tonno questo match, che deve ancora recitare il proprio verdetto finale. Adesso il Capua sembra essersi scosso, non c'è fuorigioco, si prosegue, attenzione al tiro, incredibile errore da parte di De Biase, ma aveva già fischiato il direttore di gara. Fuorigioco che anche in questo caso ci sembra molto molto dubbio, per non dire forse inesistente, perché c'era un giocatore che teneva in linea De Biase, almeno questa è la nostra sensazione. Dobbiamo rivederlo questo episodio. Che meravigliosa partita, gentili telespettatori, stiamo assistendo a un finale davvero epico. Lodigiani che è arrivata al pareggio, fu probabilmente fuori gioco, per carità, ma avendo due giocatori in meno per due espulsi, Capua che si è completamente paralizzato dopo il vantaggio e la doppia superiorità numerica. Adesso chiede il conforto del pubblico Migliozzi, deve battere questa rimessa laterale, incredibile. Capo è stata a tratti padrona in 11 contro 11, è stata soggiogata in 11 contro 9, il calcio è strano, sta assumendo i contorni di una tragedia questa partita per il Capua. Vediamo che cosa accadrà, ci dovrebbero essere direttamente i calci di rigore se non andiamo errati, adesso lo scopriremo. Per il momento è tutto, ci risentiamo fra qualche istante per vivere insieme l'ultima parte di questo match.